7:59 a.m. Devo andare ad un compleanno, a tema, e il tema di questa festa è trash party, quindi devo trovare un outfit trash. Ho fatto degli acquisti, ho comprato questa parrucca, dei cosi luminosi, ci stanno sempre bene, e questi. Il problema è, non so che altro mettermi. Ho preso in considerazione varie opzioni, quindi vi faccio vedere per ora quali due opzioni ho come magliette. Allora, sono delle cose di Pile che mi aveva dato mia madre per andare in montagna. C'è questa verde e questa rosa. Punterei più sul verde perché mi sembra più trash, ma il rosa si abbina agli occhiali, quindi ho pensato magari il rosa è meglio. Ovviamente calzini bianchi da mettere con delle ciabatte. Solo che mi manca il sotto, perché gli unici pantaloni che ho sono questi. E sono però anche i pantaloni del mio pigiama, quindi poi, cioè... Vabbè, posso sempre lavarli. No, scusate, ho visto un insetto. L'ho perso, eccolo, quella cosa nera che si muove. Vabbè. Allora, col cappellino non ci stanno, però se faccio così... Oh, così funziona. Allora, mi sono ricordata di avere una maglietta. È bellissima. È bellissima. E ovviamente l'ho messa con sempre il pantalone del pigiama e il pile però legato così di lato. Molto primi anni 2000. Poi ho anche comprato questi braccialetti, quindi me li metterò. Di classe sarà la borsa razzo. Sono pronta per questa festa. Stavo pensando che avete presente i TikTok delle persone che dicono: ah, se avessi un incidente e tipo la musica continuasse ad andare sarebbe super imbarazzante perché ci sarebbero tipo delle canzoni improbabili mentre sono morto. Ecco, questa è una situazione analoga, cioè se dovessi avere un incidente adesso che cazzo penserebbero? Cioè, what the fuck? 16 paranoia filled days later.
The next morning. No, no, no.